grande DJ Harry Console spinge oggi, eh? I due vincitori del concorso cercheranno di 1988 firmato da lui. Vediamo un po' cosa succederà. Questo è il primo oggetto, tra poco conosceremo anche il gruppo che si presenta come secondo vincitore del concorso. Modo per la stampa. Chi è che ha firmato questo qui? Bruce Springsteen. Com'è che faccio a sapere chi è Bruce Springsteen? Hai mai detto una bugia in tutta la tua vita? No, never. Hai mai detto una bugia, dice? Ce l'hai una foto di lui che ti firma questo disco? No. How much do you want for it? Quanto vuoi? 500. È un osso duro. 500 che cosa? No. 1000 lire! No. euro. What is Bruce Springsteen's middle name? Allora adesso mi devi dire qual è il secondo nome di Bruce Springsteen. The Boss. The Boss! Oh, yeah. No, no, quello è... I have a good deal. Seth has a new sweater with a Playboy bunny on it. Però per 5 euro è un buon affare, perché gli faccio un maglioncino nuovo pure col coniglietto di Playboy sopra. Allora per 5 euro abbiamo un patto, abbiamo un affare. Tu ti tieni il disco e mi dai il maglioncino. Però la realtà è che se voi davvero veniste da noi con un disco firmato da un cantante famoso, noi vogliamo la certificazione che è stato veramente firmato da lui, questo che noi chiediamo. In pratica normalmente serve almeno una foto dell'atto in cui il cantante sta firmando, o una foto, o qualcosa che ti mostri. Ok. One of those things that you need a picture.